700 opere hanno partecipato al concorso internazionale appunto di pittura, disegno grafico e acquerello Metropoli Torino. Angelo Mistrangelo è il presidente di giuria. Com'è stato organizzato anche dal punto di vista pratico il vostro lavoro per selezionare 700 opere? Abbiamo guardato, selezionato senza avere un'indicazione dei nomi, sapevamo solamente i titoli, la tecnica, queste cose. Dopo una prima analisi scrematura, diciamo, delle opere, siamo arrivati a 140 che sono le opere finaliste e su queste abbiamo lavorato per decidere i vincitori, per decidere i secondi premi, i terzi e i selezionati. Molti i contenuti e molte le tecniche, come si possono paragonare così tante opere? È diviso per sezioni, i dipinti, la grafica, le opere digitali, non molte, però ad ogni tecnica abbiamo assegnato dei premi. Devo dire che a confronto degli anni precedenti ogni anno c'è un miglioramento, cioè arrivano sempre più consapevoli che è un premio di interesse e non si spendono solamente con piccole cose. Infine, lei si occupa d'arte, come vedi i giovani artisti, anche se qui non necessariamente erano tutti giovani, appunto, però come vedi i giovani artisti? Torino ha un quadro ampio, come sapete, di gallerie, di giovani gallerie, di associazioni, fanno un grosso lavoro con i giovani, quindi io spero per loro, visto troppi anni di lavoro in cui sono sul campo, che vadano avanti, che portino avanti il loro discorso. In molti c'è ancora molto sogno, c'è il sogno di andare oltre, di inventare una pittura nuova, in tanti c'è questo, intanto c'è il desiderio di trasmettere quello che hanno dentro e quindi li apprezziamo molto. Siamo alla GAMME per la premiazione del concorso internazionale di pittura, disegno, grafica e acquerello Metropoli di Torino. Accanto a me c'è Isidoro Cottino dell'associazione Arte Città Amica, un premio che ormai ha una sua tradizione. Piano piano è cambiato anche il nome, ma il premio rimane lo stesso, è una sua E di tradizione. volta in volta diventa più interessante, qualitativamente migliore, perché la gente si convince che ai concorsi bisogna mandare roba bella, no? Quindi, e poi il concorso ha una certa risonanza perché è sul territorio nazionale. Il premio, essendo biennale, attira parecchio e quindi poi la premiazione più bella è quella di poter fare questa premiazione qui alla GAMME, perché è una cosa prestigiosa. Come vi è venuta quest'idea? Come vi è venuta l'idea È del concorso? venuta perché c'era la gran voglia di affermare questo nome della galleria, che era già allora affermato per il lavoro che si svolgeva. Noi abbiamo sempre fatto mostre personali, mostre di un certo pregio, e quindi volevamo dare un qualcosa di più significativo. È stato bello, è stato seguito, quindi ci sono molte adesioni, come dicevo prima, di qualità, quindi noi siamo soddisfatti.